Cinema Bar Lumière. Ma che cazzo l'ho mai sentito? Ma no. È il bar del cinema. Quindi non siamo nel 1989? Direi di no. Ne sono sicuro. Ehi. C'è poca gente stasera, eh? Ha ragione, signore. C'è poca gente stasera. Professor Minidio, versione cinefila, perché il Multisala Impero ha presentato un film del liceo artistico, che già di per sé è una notizia. Come nasce? Beh, nasce dall'iniziativa innanzitutto dei professori dell'indirizzo multimediale, cito innanzitutto il regista e un po' artefice di tutto questo progetto, che è Luca Scarabelli. Ha pensato, insegniamolo facendo film, facendo un mediometraggio. Già l'anno scorso avevamo provato e prodotto un piccolo cortometraggio nel campo anche di un progetto del Ministero dell'Istruzione che riguardava il Grande Hotel del Campo dei Fiori, e quest'anno invece ha detto dai, facciamo, osiamo di più, un mediometraggio. È venuto fuori un prodotto di 37 minuti intitolato Bar Lumière. Bar Lumière, lo dice il nome, è ambientato alla location nel vecchio bar del Cinema Impero. È un omaggio al cinema, appunto, ai fratelli Lumière, alla storia del cinema, di fronte a un bancone del bar. E quindi ci sono diverse citazioni che richiamano il cinema, le grandi scene del cinema ambientate in un bancone del bar, ovviamente Jack Nicholson in Shining, ma poi ci sono tanti altri personaggi che evocano la storia anche sottilmente, con un sacco di rimandi. E poi vabbè, ci sono io che faccio il barista, e quindi che tutte le scene si riconducono di fronte a me, ma poi ci sono appunto un omaggio agli anni 80, Ritorno al futuro, a Michael Jackson, e a tutta, insomma, a tanti tanti spunti di rimando al cinema attraverso questa produzione, in cui i ragazzi sono stati protagonisti, hanno fatto montaggio, riprese, ciacchisti, segretari di edizione. Una generazione come quella dei vostri studenti alle prese con la storia del cinema, che in qualche modo precede l'era multimediale, l'era delle piattaforme, dei dispositivi, dei film sul cellulare. Come hanno reagito? Questo è l'aspetto più bello, in realtà è quello che li ha resi più entusiasti, è stato proprio il lavoro di gruppo, che è tipico della cinematografia, per cui c'erano quelli che lavoravano sui costumi, gli altri che sistemavano il setting dello spazio, altri che lavoravano sul trucco e il parrucco, mentre poi altri stavano invece a segnare tutto il lavoro del tagli delle scene, numerarle, qualcun altro curava le luci per avere una fotografia ideale, e quindi c'erano tantissime competenze messe insieme. Questa cosa, ecco, è un po' diversa, mi pare, dal linguaggio dei social media, che invece spesso, con una grande capacità di sintesi, attraverso soltanto magari un iPhone, un telefonino, un cellulare e un piccolo programma di editing digitale, riescono a fare un buon prodotto, ma non hanno dietro quel tipo di grande gruppo di lavoro. È una grande competenza però questa, che li ha entusiasmati, divertiti, e credo li abbia anche fatto imparare un po' di cose.